questo pomeriggio piovosissimo, uggioso, molto triste, vediamo di, insomma, di tirarci sul palmurale pensando alla nostra, io dico sempre la nostra bella Tortona, questi complimenti, insomma, così. E oggi quindi siamo qui con i nostri amici Corrado D'Andrea e Matteo Aleti, che ci parleranno di una parte, di una storia di Tortona, delle figure, diciamo, più importanti dell'aviazione italiana durante il primo conflitto mondiale, la Grande Guerra. Ecco, io non immaginavo che ci fossero tanti personaggi, diciamo così, soprattutto che nell'ambito di questi eroi tortonesi ci fosse anche una donna. Mi ha stupito molto, quindi Tortona si distingue anche, no? È vero o no? Cioè, a cui è stata dedicata una piazza via Tortona, piazza Mietta, a ricordo. Quindi, ecco, io vorrei sapere come viveva Tortona questo periodo della guerra e come ha vissuto queste figure, soprattutto quella femminile, perché insomma era una cosa un po' particolare, un po'. Audacia, Vergo. Bene, inizio io, anche se sì, perché Matteo come al solito mi dà le commentate, voi non lo vedete ma qua sotto mi dà i calcetti, quindi grazie e buonasera a tutti e ben ritrovati, perché ci troviamo a circa un mese di distanza dal nostro incontro a tema Seconda Guerra Mondiale. Facciamo un passo indietro e incominciamo con la Belle Époque, quindi diciamo con l'inizio del Novecento, perché effettivamente la professoressa Spurk-Pastorini, che naturalmente ringraziamo sempre per questa ospitalità che ci dà qui in questi incontri dell'Uni3, ci ha dato la possibilità di fare una chiacchierata oggi pomeriggio con Matteo Levi, che è sempre fedele al mio fianco, e con la Don Andrea, che sono io, una bella chiacchierata sulla Prima Guerra Mondiale, in particolar modo sulle imprese aeree tortonesi. Poi il titolo francamente è molto limitante, perché vorremmo fare una chiacchierata un po' più ampia sulle ragioni che hanno portato alla realizzazione della mostra che è attualmente in corso in biblioteca, e a questo riguardo faccio un riferimento: se qualcuno ha piacere, noi dopo al termine ci recheremo in biblioteca per fare una visita guidata, possiamo anche proprio informata, proprio Branca d'Amiso, facciamo una comitiva amichevole e andiamo lì a farci una visitina alla mostra. Volevo particolarmente ringraziare il buon amico Claudio Pirasco, che è sempre... No, lo ringrazio per una ragione, questo adesso è un po' esula, però gli abbiamo scritto per ricordargli l'evento e ha inventato praticamente il pezzo sul nostro incontro di oggi nel giro di 10 minuti, su WhatsApp, incredibile, ma ci siamo proprio inventati il pezzo su WhatsApp, quindi ringrazio a te, Claudio, che c'è sempre ed è sempre molto presente sugli eventi tortonesi, ecco. Dicevamo, mostra sulla Prima Guerra Mondiale dedicata alle imprese aviatorie tortonesi. E questa è già una cosa particolare, perché la mostra che è attualmente in corso non ha celebrato soltanto i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, cosa che peraltro era già stato fatto in una grande mostra di 3 anni fa, 2015, sì, quindi 3 anni fa. E ci siamo dedicati questa volta alla figura di Ernesto Cabruna, e qui vedremo perché, e ad altre figure aviatorie. Cosa particolare: Tortona aveva una tradizione particolarmente rilevante in tema aviatorio. Ciò che si diceva prima in merito alla donna aviatrice, Ester Mietta, a cui è dedicata una bella piazza. Bella, no, non bella, una piazza, perché non è bella, una piazza in fondo di Corso Montebello, dietro la posta. Ester Mietta è stata la seconda donna italiana ad avere il brevetto di volo, cosa abbastanza curiosa, particolare,
Tra l'altro nel giro di pochi giorni. Sì, hanno, probabilmente non devono avere fatto una specie di esame insieme alla prima donna che era milanese, della zona del milanese, e probabilmente li lavoravano insieme, perché poi Esther Mietta è una figura molto particolare, che è entrata in rapporto con Giovanni Caproni, mitico costruttore di aeroplani, quindi ne vedremo un po', ne faremo una chiacchierata su questi temi. Una domanda però ci ha ispirato ed è la base dalla quale siamo partiti per allestire questa mostra. Allora, la mostra doveva essere dedicata in particolar modo a Ernesto Cavruna. Poi ci siamo interrogati effettivamente se una mostra monotematica potesse essere, come dire, di interesse, perché è ben vero che Tortona ha dato i natali ad Ernesto Cavruna, è ben vero che Ernesto Cavruna, medaglia d'oro al valor militare, un personaggio notevole, devo dire, sia dal punto di vista aviatorio, sia dal punto di vista poi nel periodo fascista e nel periodo del dopoguerra, un periodo notevole, un personaggio notevole. Però ci siamo interrogati se fosse, come dire, una mostra monotematica potesse stare in piedi, come si dice, no? Tra virgolette. E abbiamo visto, consultando i documenti e le ricerche di archivio di cui poi ci parlerà bene Matteo, che la tradizione aviatoria tortonese era importante e quindi era giusto celebrare delle figure minori, ma minori perché sono state dimenticate, ma non certo minori perché erano figure minori, minori semplicemente perché il tempo, i 100 anni che ci separano da quel periodo, avevano un po', come dire, annebbiato il ricordo di queste figure. Appunto Esther Mietta, Alberto Felice Marini Marenco, ma altri che poi vedremo. Ebbene, allora, altra domanda, perché il tema aviatorio? Abbiamo visto la tradizione tortonese, va bene, ma perché il tema aviatorio e perché questi nomi? Ernesto Cavruna, vi butto lì un nome così e poi ne parliamo. Francesco Baracca. Ok, Francesco Baracca, tutti, vedo tante facce che dicono sì. Bene, il Barone Rosso? Sì. Ok, bene. Il Barone Rosso, iniziamo da qui. Il Barone Rosso è il prototipo del mito dell'aviatore, vero? Cioè, quando si pensa a un grandissimo pilota, ancora un Barone Rosso, triplano, sul triplano Fokker, quello pitturato di rosso, ecco, come mai? Alla fine è un pilota effettivamente delle grandi doti, ma è morto nel 1917, se non ricordo male, o inizio 18, un grande eroe, va bene, però come mai si ricorda e c'è questa sorta di... non vorrei usare il termine prototipizzazione perché è brutto, però cioè si considera questo personaggio come il modello del pilota d'aviazione. Ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale straordinari piloti, sempre di origine tedesca, che hanno avuto delle glorie anche maggiori del Barone Rosso. Non so, Priller, per esempio, distruttore di una corazzata con un aereo, cioè, adesso così, ma Adolf Galland, che era stato forse l'asso degli assi o comunque comandava la caccia tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non vorrei poi dare sfoggio alla mia purtroppo noiosissima cultura in tema aviatorio. Ma come mai il Barone Rosso è il mito e tanti altri no, o meglio, lo sono molto meno? Ecco, sulla base di questa così domanda che ci siamo posti, perché in effetti quando abbiamo cominciato a studiare per questa mostra abbiamo detto, ma come mai? E come mai questo? Ci siamo resi conto che il mito del volo è sempre stato un elemento centrale per l'uomo, nella storia dell'uomo, pensate a Icaro, no? Icaro che supera le barriere del imposte dalla terra, no? Vola verso il sole e addirittura questo suo osare gli costa la vita, no? Cioè arriva fino verso il sole sempre nel mito è troppo caldo, scioglie la cera, le ali cedono, la loro struttura cede e Icaro finisce rovinosamente in mare. E quindi cioè, la componente del volo, questa ispirazione quasi divina, è sempre stata una parte dell'uomo. I tedeschi nella
nella letteratura ottocentesca, fine ottocentesca, parlavano di streben, di protensione, di stimolo verso qualche cosa di più alto, che era un po' l'ispirazione della letteratura romantica, no? Del romanticismo, il superuomo che si protende verso qualche cosa di superiore, di quasi divino, e ne diventa quasi a toccare l'assoluto. Bene, non voglio andare oltre, ma ci siamo capiti, no? Abbiamo ben inquadrato il mito del volo. Ecco, in un periodo come la Prima Guerra Mondiale, nel quale gli uomini morivano e morivano a decine di migliaia al giorno, all'ora addirittura, in battaglie micidiali, devastanti, in cui sono state utilizzate le armi più terribili, dai gas all'artiglieria pesante su praticamente postazioni non difese, come le trincee, anche le mazze ferrate, no? Quelle micidiali armi che usavano, e tutti, perché non si creda che i tedeschi erano i cattivi, i francesi erano i buoni, noi eravamo bravi, cioè quando si lanciava la granata all'attacco col gas, il gas si diffondeva nelle trincee, i soldati erano storditi e arrivava l'assalto, usavano le mazze ferrate per risparmiare i colpi, per non sparare, no? Per risparmiare i colpi, c'è una cosa allucinante. Ebbene, le condizioni di vita dei soldati nella Prima Guerra Mondiale non erano sicuramente considerabili come ottimali. I soldati morivano in maniera allucinante, la propaganda aveva bisogno di simboli, facendo leva sul mito del volo, che era appena nato, il volo dei fratelli Wright di inizio secolo, 10-12 anni prima, 13 anni prima, 15 anni prima non si volava, ecco, cioè non c'erano gli aerei, questa era una tecnologia un po' come oggi, per dire, parliamo degli anni 90, un po' come il periodo in cui i cellulari stavano nascendo, ecco, una cosa del genere, no? Quindi negli anni 80 i cellulari non c'erano, e lì alla fine dell'Ottocento, all'inizio, proprio il primo anno del Novecento, non c'erano gli aerei, e poi sono diventati immediatamente, nel giro di 15 anni, una macchina da guerra. Quindi serviva questo mito, associare il mito del volo a qualcuno che ci sta sopra, quindi considerare queste persone come superiori, no? Come dei superuomini. Nel pezzo che uscirà, che ho scritto per il catalogo della mostra e in presentazione sotto Natale, troverete una definizione che è un po' curiosa, me l'hanno detto che è un po' curiosa, ma è quella di eroe pop. Cioè, di eroe, oggi lo definiremo eroe pop, cioè le rock star sono eroi pop, i calciatori sono eroi pop. Bene, i piloti erano eroi pop, che finivano sulle copertine dei giornali. Vedetela qui, lo sfoggio del mio oggetto. Vedete qui, questa è la copertina introduttiva della mostra. Questo in sottofondo, si vede un po' male, purtroppo un po' sgranato, ma questo che vedete è un estratto della Domenica del Corriere, no? Quindi dedicato proprio ad Ernesto Cavrone. Erano eroi, e quindi serviva per la propaganda, serviva alimentare questo, come dire, questa sorta di immagine profonda, no? Di superuomini, di uomini superiori, di capacità straordinarie che nessuno aveva, aveva soltanto quella ristretta cerchia di persone che volava sugli aerei, per rinfrancare un po' il morale, cioè a dire, ci sono quei piloti lì che sono così bravi, sono straordinari. Bene, soldati, che voi siete nelle trincee, prendeteli un po' modello. Guardate che cosa fanno, guardate che imprese compiono. E sono diventati non soltanto, come dire, dei soldati, ma si sono identificati con il mito. Queste sono un po' le considerazioni per le quali il mito del volo nella Prima Guerra Mondiale aveva attecchito così tanto, ma così tanto che ancora oggi, lo vedete dimostrato, Francesco Baracca, il più grande asse italiano, 34 abbattimenti. Durante la Seconda Guerra Mondiale i grandi piloti tedeschi superavano facilmente il centinaio di abbattimenti, però non c'è stata questa identificazione. Così? C'erano più aerei nella Seconda Guerra Mondiale? Senz'altro c'erano più aerei, questo sì, però il numero di aerei abbattuti era comunque maggiore. Ok, quindi non è un problema di, come dire, di numeri di abbattimento. Era proprio un problema di identificazione, serviva il mito. Francesco Baracca era un mito, Ernesto Cavruna, asso,
Ecco, per essere considerato asso bisogna aver abbattuto almeno 5 piloti nemici. 5. Questo è ancora oggi è così. Gli ultimi assi ci sono stati negli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, per capirci, credo, con abbattimenti di 5 aerei nemici. Adesso, per fortuna, la guerra aerea cioè, è fatta. Per fortuna non lo so, però insomma, non è più guerra di uomini a bordo di mezzi, ormai quasi non lo è più, è guerra a distanza, non c'è più la vicinanza, il contatto diretto con il nemico. Nella prima guerra mondiale invece i piloti venivano abbattuti e si scontravano in duelli molto ravvicinati, ci si guardava negli occhi. Ci si guardava proprio negli occhi e quindi c'era anche questo, faceva un po' parte di questo mito, no? C'era questa identificazione dei piloti come cavalieri moderni a bordo con questa figura affascinante, la sciarpa bianca. Avete presente i quadri di Tamara dell'Empica, no? Questa sciarpa bianca che svolazza. Insomma, lì la gente moriva, però si è data della morte una visione affascinante, una visione bella, una visione molto particolare, edulcorata. Questo è senz'altro opera delle mani esperte della propaganda. Questo assolutamente sì, di questo ne siamo consapevoli, abbiamo visto questa cosa in più episodi e in tutte le forze armate belligeranti. In ogni forza armata belligerante serviva il mito, serviva il grande pilota, Francesco Baracca, il circo volante, come definivano i tedeschi, grandi piloti francesi, grandi piloti assi inglesi, serviva per rinfrancare le truppe e per dare un po' di morale anche alla popolazione a casa, che sempre più in maniera allarmante tra il 14 e il 15 ha cominciato a vedersi arrivare le letterine con cui si comunicava che i carri al fronte erano venuti meno. Da questo, quali sono le ragioni? Beh, le ragioni sono queste. Cerchiamo di indagare nella mostra e nel nostro incontro perché le imprese aviatorie. Imprese aviatorie che, attenzione, e qui finisce la mia premessa, sono state straordinarie. Cioè, non è che la propaganda ha fatto il mito su roba che non c'era. In realtà le imprese erano straordinarie e indipendentemente dalle campagne promozionali e di supporto psicologico alle truppe, indipendentemente da questo, le imprese erano straordinarie, anche un po' prima della guerra. Però chiaramente il mito della caccia, il mito del singolo cacciatore a bordo dell'aereo, monoposto, che va e che combatte, che guarda il nemico, che lo abbatte, no, con forza, che va magari la trasvolata su Vienna, una cosa pazzesca, trasvolata su Vienna un'impresa aviatoria sensazionale, indipendentemente dal fatto che i piloti che erano a bordo di quegli aerei sono poi stati, come dire, trasformati in miti assoluti. Lo sarebbero stati anche dall'aeronautica. Chiaro è che la propaganda ha aiutato molto a diffondere la cultura popolare, per questo dicevo miti, eroi pop perché sono eroi di tutti, eroi di libero consumo. Ecco. Questa sarebbe, diciamo, la premessa generale. Di cosa quindi parleremo oggi? Oggi parleremo di tre figure più alcune altre e vi abbiamo portato un po' di foto in altissima definizione che poi troverete nel catalogo, cioè una specie di estratto del catalogo che uscirà a breve. Adesso non ricordo ancora, mi sembra presenteremo il 13 di dicembre, però potrei sbagliarmi perché sto andando in memoria e non voglio tirare fuori il cellulare a guardare. Comunque, poco prima di Natale, ecco. E passerei senz'altro la parola a Matteo per una, come dire, carrellata che seguirà la nostra presentazione con le foto e da qui poi ci saranno un po' di intrecci. Naturalmente domande, curiosità, ben accette, ecco. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio ancora anch'io per aver avuto l'onore di essere qui anche questa volta insieme a Corrado, instancabile ormai direi, però parto da un ricordo personale che si allaccia bene a quello che diceva Corrado prima, il mito di Francesco Baracca, no? Io ho una cosa che si tramanda in famiglia, un ricordo dello zio di mio nonno
che lui era proprio sotto i cieli in cui stava combattendo Baraka nel momento in cui è stato abbattuto. E lui in persona ha visto Baraka cadere e diceva sempre che era come vedere un supereroe cadere. Immaginatevi queste persone che veramente vedevano questi personaggi come Superman, no? E nel momento in cui tu vedi l'eroe più grande, perché sapevi che era lui, perché combatteva una bassa quota e c'era il suo cavallino rampante sullo scafo, sulle ali, e lo vedevi cadere, è stato un trauma immenso per questi soldati. E tra questi c'era questo mio prozio, che è subito accorso nel luogo in cui più o meno è caduto, perché poi i derottami sono andati in vari posti, lui è stato ritrovato successivamente, e tutti quelli che sono riusciti a raggiungere la carcassa dell'aereo ne hanno preso un pezzettino come reliquia. E io infatti a casa possiedo ancora, come è stato dato da mio nonno, questo piccolo pezzettino di legno che ha all'interno una vite, che è un pezzettino molto probabilmente dell'aereo di Baraka, perché era veramente la reliquia, come fosse un santo, qualcosa del genere. Quindi proprio è vero, cioè i soldati anche più semplici, perché erano semplicissimi artiglieri, lo vedevano come un supereroe, come noi oggi vediamo i nostri supereroi. Altro, mi permetti un momento, i funerali dei grandi piloti che sono finiti dietro le linee nemiche venivano celebrati dal nemico con grandi onori. Quando muore Richthofen, il barone rosso, gli vengono tributati solenni funerali dalle truppe inglesi e francesi. E anche per Baracca è successa una cosa simile, con una funzione, un telegramma d'onore del comando austriaco. No, niente, adesso inizio col mio intervento, che insomma cercherò di spiegare cosa c'è nella mostra, quali sono i personaggi e come l'abbiamo fatta alla fine, materialmente, la mostra. Però prima di illustrarvi quali sono i personaggi, devo fare un attimo come possiamo dire, un percorso su quella che è stata la storia dell'aviazione in Italia, l'aviazione militare. Perché è vero, fino all'inizio degli anni 10 in Italia non si volava, cioè in tutto il mondo in realtà, perché il primo volo era stato fatto inizio Novecento. Però si volava già prima, già nell'Ottocento si volava. E con cosa si volava? Con i dirigibili, con gli aerostati. E nel 1884 venne fondato il servizio aeronautico dell'esercito italiano, del Regio Esercito Italiano. Pensate, nel 1884 già c'erano piloti in Italia che volavano su aerostati, su dirigibili. E la cosa molto curiosa, che rimarrà fino al 1923, è che tutti il gergo tecnico, le parole tecniche, gli oggetti, i marchingegni che stavano sugli aerostati, che stavano poi successivamente anche nei primi aerei, fanno tutti riferimento alla marina. Erano considerati come marinai, anche per esempio la gondola del dirigibile, dove sta l'equipaggio, dove stanno gli uomini di comando. Quindi c'era la visione della navigazione in aria, un concetto strano da capire per noi oggi, però all'epoca era proprio così, come se i flutti delle onde fossero nell'aria e si riuscisse a navigare tra le nuvole in questo modo. Era anche una visione un po' artistica, possiamo dire, molto artistica. Mitica, sì. Nel 1913 però nasce il Corpo Aeronautico, e il Corpo Aeronautico viene adesso gestito in modo differente. Non è un corpo vero e proprio come può essere la Regia Aeronautica. È un corpo in cui confluiscono tutti i piloti e l'aiuto piloti, tutto quello che fa parte del tutto quello che sta intorno al volo. E nel corpo aeronautico, quindi, come funzionava? Chiunque in realtà poteva entrarvi, poteva fare un corso per prendere il brevetto da pilota. Infatti, gli eroi di cui parliamo oggi, non ce n'è uno che nasce come pilota, ma Ernesto Carbone era un carabiniere, era un brigadiere dei carabinieri che ha fatto un corso per il quale poi è diventato pilota. Alberto Felice Marenghi Marenco era un ufficiale dell'esercito, quindi non aveva nulla a che fare con il volo. Altri, tipo questo da Fonchio Giuseppe, di cui poi vi parlerò, era del genio, così come quest'altro Villani Angelo. Quindi ogni corpo
poteva in qualche modo mandare dei ragazzi che erano un po' anche prescelti dagli ufficiali, perché potevano fare corsi soprattutto quelli che magari nella vita erano già meccanici, quelli che se ne intendevano per le biciclette, che all'epoca la bicicletta era cosa non da poco, e quindi prendeva un po' questo corpo aeronautico tutte le specialità del Regio Esercito. Poi dopo la Prima Guerra Mondiale viene assorbito tutto nell'aviazione di marina, e poi nel 23 nasce la Regia Aeronautica come la conosciamo noi oggi, cioè arma atta solo al volo. I personaggi. Noi ci siamo concentrati su Ernesto Capruna, vediamo qui l'aereo, questa tra l'altro è una foto dell'aereo esposto, del suo aereo esposto al Museo dell'Aviazione di Linea di Valle, e ci siamo concentrati su di lui perché lui è comunque un asso dell'aviazione, è medaglia d'oro al valore militare, che è il più grande riconoscimento al valore militare che c'è in Italia, e, però sapevamo già più o meno qualcosa tutti su Capruna, sapevamo che era un grande pilota tortonese, sapevamo un po' di cose, si sapevano. La figura che mi ha colpito di più in realtà però non è stata Capruna, perché facendo una ricerca personale mia per quello che riguardava la ricerca sul mio libro sui caduti di Guzzolo, sono venuto in contatto con una persona di Tortona che ha tra i numerosissimi antenati militari importanti per Tortona, che è Pietro Ruffini, professor Pietro Ruffini, ha questo prozio che si chiamava Alberto Felice Marenghi Marenco. E io quando sono arrivato da lui chiedendo informazioni su questa persona, mi era stata completamente dimenticata da chiunque, e vedendo il medagliere sono rimasto sconvolto, perché dal medagliere, io che perché sono un po' patito e me ne intendo di militari e di oggetti militari, soprattutto di decorazioni, ho visto una medaglia molto particolare, estremamente rara, che è la medaglia dei pionieri dell'aviazione. Pionieri dell'aviazione italiana sono una ventina circa, e lui aveva questa medaglia. Così io ho cominciato a chiedere ma chi era, perché aveva questa medaglia, cosa aveva fatto, e è saltato fuori tra le cose conservate dal professore una cassetta contenente una miriade di documenti che non, purtroppo non siamo ancora riusciti ad analizzare del tutto, ma è una cosa che faremo, perché è un personaggio veramente incredibile. Dalle poche informazioni e dai pochi documenti che abbiamo analizzato, abbiamo scoperto niente meno che questo uomo, che all'epoca era capitano nella guerra di Libia nel 1911-12, se la trovi, ecco, lui che volava sui Blériot, cioè quello aereo, chiamiamolo aereo perché farebbe abbastanza, fa venire i brividi, perché se pensate che è di legno, metallo leggero, tela, e un motore, ecco, però c'è da pensare che per loro questa è come quando noi guardiamo un F-35, magari tra 100 anni diranno la stessa cosa di noi oggi, quindi, eppure volavano su queste cose, praticamente è una bicicletta con le ali. Sì, qui ha già il grado di maggiore, ed era pilota dell'esercito. Ecco, dicevo, questa persona è stato il primo uomo al mondo a compiere una ricognizione aerea notturna. Immaginate cosa vuol dire nel 1912 compiere una ricognizione aerea di notte in Libia, sul territorio nemico, sopra il deserto, con una bicicletta volante, perché chiamarlo aereo è un po' fa ridere, e andare a bombardare Bengasi. Ecco, lui è stato, queste sono le foto, No, sono foto aeree di ricognizione che facevano al crepuscolo, quindi aspettavano che ci fosse ancora quel minimo di luce che serviva per riprendere i dettagli sul terreno. Tra l'altro un terreno estremamente uniforme dai colori, quindi impossibile già da capire, però serviva. E lui è stato anche il primo uomo ad effettuare un bombardamento notturno al mondo. Perché il primo bombardamento aereo è stato fatto l'anno prima, mi pare, da un inglese. E quindi siamo di fronte a una persona che non solo era un pilota estremamente esperto per l'epoca, ma era proprio una persona che sperimentava.
cercava di capire come utilizzare l'aereo al meglio in ambito militare. Compì l'azione aerea forse più memorabile della storia, perché detta proprio così, insomma, volare, immaginatevi cosa voleva dire nel 18, prendere dall'Italia, volare su Vienna e ritorno, buttando volantini, senza fare nient'altro, cioè uno smacco all'impero austro-ungarico non da poco. E con un rischio incredibile per l'Italia, perché se mai fosse stato preso D'Annunzio, immaginatevi, la persona del più interventista degli interventisti catturato dagli austriaci, sarebbe stata proprio una disfatta morale per tutto il regio esercito e per l'Italia intera. E a proposito del volo su Vienna, questo Marin di Marenco, probabilmente, perché dobbiamo ancora analizzare bene tutto, ma fu uno degli incaricati al progetto del volo, perché abbiamo trovato degli schizzi e degli appunti in cui c'è un preventivo di spesa, di dispendio di carburante, di peso, di tutto ciò che doveva essere trasportato e riportato da là, che proprio riguarda il programma del volo su Vienna. Anche questo, quando ci è capitato fra le mani, mi ha detto, caspita, perché è veramente materiale mai visto da nessuno. Nella prima guerra mondiale lui divenne niente o po' di meno che il capo squadriglia dei bombardieri Caproni, quindi lui era al comando delle incursioni di bombardamento del Regio Esercito, perché chiamiamolo così, perché non c'era ancora del corpo aeronautico, diciamo, e che comprendeva appunto qualsiasi corpo, c'erano piloti di qualsiasi corpo. Io adesso vi cito altre quattro persone di Tortona che sono aviatori e sono state addirittura decorate dal militare, quindi visto che non è possibile sapere quanti siano effettivamente i piloti tortonesi che hanno partecipato alla prima guerra mondiale, considerando che ne sono stati decorati, escludendo Cabruna e Marin di Marenco, altri cinque, penso che almeno altri cinque fossero piloti, almeno. E vi cito anche le motivazioni, sarò molto breve. A parte Folcherio Vincenzo, di cui non si sa più nulla, ma sappiamo che è medaglia d'argento al valor militare ed è un maggiore pilota del Regio Esercito. Poi c'è questo Vannuccini Mario da Tortona, tenente della milizia territoriale del Reggimento Genio, squadriglia aeroplani. La motivazione dice: medaglia d'argento al valor militare. Arditissimo pilota d'aeroplano, compiva numerosi voli sul nemico, espletando ogni volta notevolmente i compiti assegnatigli. Con sangue freddo e calma meravigliosi, sfidando il violento fuoco delle artiglierie nemiche, si portava spesso a poche centinaia di metri dal terreno per mitragliare più efficacemente le truppe avversarie. Colpito varie volte nel velivolo, non rientrava al proprio campo, che dopo aver assolto interamente il suo mandato, riportando da ogni volo utilissime notizie, e poi continuava, cielo dell'Alto Medio Isonzo, del Brenta, del Piave, luglio-novembre 1917, e questo cadde in volo. Medaglia di bronzo al valor militare, da Fonchio Giuseppe, da Tortona, soldato 3ª squadriglia aeroplani di bombardamento, matricola, ardito mitragliere di aeroplano, partecipò a numerose azioni di bombardamento, abbassandosi poi sulle trincee nemiche per mitragliare da vicino concentramenti di truppe e colonne di salmerie. Sicuro nella difesa e pronto all'offesa, fu di valido aiuto all'equipaggio di combattimenti aerei, permettendo adesso di condurre a termine con calma e con fermezza ogni più arrischiata impresa. Cielo del Trentino, del Piave e del Friuli, gennaio-ottobre 1918. E l'ultimo, questo Villani Angelo, medaglia di bronzo al valor militare, tenente di fanteria, battaglione squadriglia aviatori. Vedete, tenente di fanteria, perché era un fante. Era osservatore dell'aeroplano, quindi non era pilota. Questo stava dietro al pilota. Nelle ricognizioni compiute sul nemico dava sempre prova delle più alte qualità militari. Il 16 giugno del 1917, mentre eseguiva a bassa quota un rilievo fotografico, immaginatevi, questo che eseguiva un rilievo fotografico a bassa quota, mentre gli sparavano magari con una macchina fotografica di chissà quali dimensioni, non curante del vivo fuoco dell'avversario, rimaneva sull'obiettivo finché, avendo uno shrapnel colpito ed incendiato il suo velivolo, cadeva da prode. Cielo del Monte Rombon, 16 giugno 1917. Questi tre personaggi di cui vi ho parlato erano ignoti fino al mese scorso. Eppure sono
piloti nella prima guerra mondiale decorati al ruolo militare, e avete visto anche per quale motivazione, avete sentito. Quindi è vero, perché alcuni sono rimasti eroi e altri invece sono stati totalmente dimenticati? Ci sono tante motivazioni, si possono dare tante risposte. Probabilmente è un po' come, effettivamente, come i supereroi, dobbiamo considerarli tali, ci sono quelli che piacciono di più e quelli che piacciono di meno. Semplicemente per questo motivo, perché nulla toglie a questo povero Villani Angelo, che stava fotografando da un aereo in movimento a poche centinaia di metri, viene colpito in pieno da una granata sparata da un cannone rispetto a qualsiasi altro aviatore. Esatto. Quindi sono figure particolari, è un ambito estremamente particolare ed interessante, insomma. Sì, io vorrei rientrare un momento sul discorso Marenghi Marenco, perché a parte questi tre documenti che sono stati redatti in bella calligrafia, sono, adesso non so se si vedono molto bene perché non riesco a girarmi bene, comunque sono appunti, quindi sicuramente quelli ufficiali sono stati poi trascritti, cioè riportati a macchina da scrivere, e riporteranno presumibilmente delle firme di altri ufficiali che avevano contribuito poi al volo. La cosa che è interessante è questa, guardate, allora, la prima parte, grazie per le luci, chi l'ha passate, grazie. Ecco, la parte interessante è questa qui, vedete, ci sono i chilometraggi, no? E questo si collega, vedete, nella prima rotta, nella seconda rotta ci sono i tratti chilometrici, cioè tanto per tanto tempo. Questo si collega con un'altra grande abilità di Marenghi Marenco. Ecco, quello che vedete è una cartina del Veneto, vedete, c'è Venezia, che è qui, eccolo qui, e questa è tutta la zona del Piave, il teatro di operazione, diciamo. I punti che vedete di fianco a quella linea blu, questa, sono i cosiddetti punti di riporto. Ancora oggi si utilizza questo sistema per la cosiddetta navigazione a vista. In linguaggio aeronautico si chiama Visual Flight Rules, cioè regole del volo a vista. Praticamente servono, quando si vola in aereo, si fa quota, si arriva a una certa quota, poi si guarda giù e si cerca un riferimento a terra. Guardo, controllo il riferimento a terra con il mio punto di riporto, ipotizziamo questo, e so che se ci ho messo 10 minuti e avevo calcolato di mettercene 9 o 11, vuol dire che sono più o meno in rotta. Se non riesco a riconoscere il punto di riferimento, vuol dire che sono fuori rotta. E allora il buon sistema è quello di fare quota, tiro su, aumento il panorama, cerco di capire dov'è, se sono in ritardo, se sono in anticipo, identifico il punto di riferimento e, guarda caso, i punti di riferimento sono punti di riferimento chiari, un centro abitato, vedete, qui c'è un fiume, vedete, una strada che si interseca con una ferrovia, punti ben precisi, cioè punti che erano inequivocabili, non un campanile, perché dall'alto un campanile può essere scambiato per, cioè il campanile di un paese può essere scambiato per il campanile di un altro. Quindi punti molto ben specifici, cioè se io attraverso il Piave dopo 25 minuti di volo e avevo preventivato di attraversarlo a 27 o a 24, vuol dire che ci sto, sono più o meno in rotta, magari un po' divento a favore e un po' divento contro. Ecco, questa cosa che oggi fa parte dell'addestramento basico dei piloti, sia militari che civili, all'epoca era opera di pionieri del volo, quindi cioè queste cose qui hanno, per chi un po' apprezza queste cose, hanno una valenza quasi mistica, sono proprio davvero delle reliquie, quasi dei santi, perché dimostrano come il volo stesse facendo i primi passi e probabilmente aveva fatto molti più passi di quanto fosse, come dire, sviluppato, nel senso che si utilizzava una tecnologia senza ben avere presente le sue potenzialità, e quindi si andava e a vista, bussola e cronometro, che ancora oggi in linguaggio non tecnico si dice andare per bussola e cronometro, no? Cioè misuro il tempo da un punto di riferimento all'altro, so che sto andando in una certa parte, quindi tanto è il tempo, tanto è la distanza e più o meno sono lì. E questo è un primo elemento.
ma il secondo elemento che è straordinario è che non è soltanto una navigazione a vista fatta così nella pianura padana, diciamo nella parte est della pianura padana, ma accidenti, questi qui sono partiti, cioè adesso mi torno indietro la slide, eccolo qua, sono partiti, sono andati fin su Vienne e sono tornati indietro, senza praticamente avere una cartografia, perché di fatto la ricognizione non è che, cioè al di là nel territorio nemico c'erano le cartine, ma erano cartine geografiche, non erano cartine militari, infatti l'addestramento ci si basava su cartine geografiche, non quelle topografiche con le quote, proprio perché ci si doveva addestrare ad un volo in un territorio praticamente inesplorato. E questa è una cosa straordinaria, questo, cioè veramente io sono, quando l'ho vista io un po' svengo perché ho detto, soprattutto cioè, perché questa cartina ha questa forma particolare, è stata ritagliata perché questa stava sul cruscotto dell'aereo, ci sono i segni delle puntine in cui cioè, questo lui ce l'aveva davanti, era il suo navigatore satellitare e questo ci tenevo a farlo vedere proprio perché adesso non è che vogliamo vituperare né tantomeno trascurare la figura di Ernesto Cabruna, che ha avuto diciamo una quota considerevole, ha una quota considerevole in mostra, ma dato che potevamo approfittare di questo momento di approfondimenti, bene, ci tenevo a farvi vedere delle cose straordinarie e metterle in evidenza, perché magari uno va in mostra e dice ah cavolo Cabruna, grande, che roba, e poi trascura una cartina, uno dice una cartina, invece accidenti, una cartina è una cartina usata, ecco, è andata e tornata. E poi posso dire ancora due cose su Marenco, perché così chiudiamo l'argomento, per dirvi l'importanza che ha avuto sul piano militare. Oltre alla famigerata medaglia dei pionieri dell'aeronautica, che è la seconda che vedo in vita mia, perché è estremamente rara, lui era ufficiale e cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, quindi il più alto riconoscimento a livello di onorificenze del Regno d'Italia. Ha operato durante il terremoto di Messina ed è uno dei benemeriti dei soccorsi del terremoto di Messina. È cavaliere dell'Ordine Coloniale della Stella d'Italia, appunto per le sue imprese in Libia, è cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, insomma, è cavaliere, è grande ufficiale dell'Ordine di Santi Maurizio e Lazzaro, veramente ha una serie di onorificenze, di medaglie e di altri riconoscimenti infinite. Pensate che il suo brevetto l'ha preso in Francia, perché in Italia non era, quando ha cominciato a volare non si poteva ancora prendere il brevetto da pilota, e l'ha preso appunto. Poi i primi voli sono stati fatti in Francia. Poi per chi viene in mostra vi faremo vedere alcune foto, alcune riproduzioni del suo diario di volo, ma in realtà era il diario che utilizzava per studiare le tecniche aviatorie. Ed è incredibile poi notare alcuni diagrammi, non ve l'ho messo perché non vi volevo fare il cosiddetto spoiler, no? Però ve lo facciamo vedere dopo se qualcuno viene. Passiamo adesso, e qui andiamo a soddisfare la curiosità della professoressa Sturini, alla nostra Ester Mietta. E anche qui io, vabbè, vi lascio commentare, no, questo oggetto, no? Questo, se non ricordo male, deve essere custodito al Museo Caproni di Trento. Non ricordo, l'ho visto, ma non ricordo se è a Trento o se è a Volandia a Malpensa. Magari a Trento è un po' complicato andarci, però a Malpensa andateci, c'è un bel museo, si chiama Volandia, costa poco, perché l'ingresso costa 5-6 euro, è una cosa, ed è molto molto carino, è vicinissimo all'aeroporto, 5 minuti dell'aeroporto. È una collezione molto simpatica, un museo privato, molto simpatica di aerei, anche moderni, ma in particolar modo sono alcune cose molto interessanti del periodo, diciamo così, mitico dei pionieri del volo. E merita la visita perché anche è bello, sono all'interno degli hangar. Questo per dire che in quella zona, quegli hangar, erano i vecchi hangar utilizzati da Caproni dopo che aveva lasciato Trento. Piccola premessa, e così ci colleghiamo a Ester Mietta. Caproni, vedete, era costruttore, ingegnere e costruttore di aerei, e ha aerei che hanno costituito la spina dorsale della nostra aeronautica strategica, cioè aerei da bombardamento o aerei, diciamo così, pesanti.
che avevano motori potenti, 105-110 cavalli, e qui mi fermo, no? 105 cavalli, 110 cavalli, mi fermo qui. Ok, Cabroni era nato in territorio austriaco, era trentino, oggi è dedicato a Cabroni, il Museo Cabroni, che è l'aeroporto di Trento, arrivando subito, e che tra l'altro è curioso perché l'aeroporto di Trento è più o meno dove era la linea del fronte, perché è interessante che lì la linea del fronte era proprio molto vicina alla città di Trento. Bene, Cabroni inizia i suoi studi, comincia a costruire aerei e arriva anche a farsi un nome, si fa proprio un nome, si crea un nome di personaggio piuttosto rilevante nell'ambito aviatorio europeo, come costruttore, come pioniere del volo, perché pilotava anche. E si era circondato, presso il suo studio, si era circondato di una serie di personaggi molto interessanti, economici, cioè che non costassero molto da scritturare per pilotare, perché cioè, adesso obiettivamente mettersi ai comandi di un oggetto del genere ci voleva un certo stomaco, un certo fegato anche, e ci voleva... Che io sono convinto di no, invece, perché alla fine è come se a me chiedessero di pilotare un F-35, io lo farei subito, e secondo me però per loro è la stessa cosa. Dopo 5 anni di accademia però, e magari dopo secondo altri 5 anni di sperimentazioni... O noi che abbiamo gli occhi un po' distorti, giustamente. Questi salivano a bordo e più o meno si inventavano di volare, cioè il corso di pilotaggio durava 20 ore, cioè adesso veramente cose, cioè 20 ore ti mettevi in volo e andavi in volo, e va bene. Poi trasferisce i suoi studi quando comprende che la guerra stava per scoppiare e quindi non voleva far cadere il bagaglio di conoscenze aeronautiche in mano agli austriaci, quindi trasferisce tutti i suoi studi, tra l'altro in maniera anche abbastanza rocambolesca, chiudendo gli studi chiudendo i suoi disegni in due casse, l'esposta, insomma, è una cosa un po' strana. Riesce ad arrivare e si posiziona nell'area di Lonate Pozzolo, dove poi ci sarà un aeroporto molto importante fino alla Seconda Guerra Mondiale, quello che oggi fa parte di Malpensa Terminal 1 2, qual è quello vecchio? Non mi ricordo mai Terminal 2, no, più Terminal 2, ok, non mi ricordo mai. Quella lì era l'area. Si posiziona lì e Ester Mietta, stiamo parlando del 1913 più o meno, 12-13, Ester Mietta diventa una delle sue, tra i suoi piloti, eccola qua, vedete, eccola qui. Adesso, nella foto, dalla didascalia, quella originale, non siamo riusciti a capire bene se questo... o questo fossero Caproni, non lo so, non siamo riusciti a capire, anche perché purtroppo l'ingrandimento non è che aiuti molto, quindi non si riesce a riconoscere, però comunque lì in quella foto c'è Caproni. E ci sembrava assolutamente necessario fare un omaggio ad una pioniera del volo, anche perché ricordiamoci domenica, sì, questa settimana è dedicata, diciamo così, alla lotta, insomma, la prevenzione della violenza sulla donna, quindi ci sembrava anche giusto tributare, come dire, una sorta di conclusione, no? Gli onori militari ad un pilota che militare non era, ma che avrebbe voluto. Ester Mietta matura la volontà di schierarsi, di combattere, ma in quanto donna non viene ammessa. Tra l'altro era un pilota interessante, perché aveva delle capacità aviatorie notevoli, quindi sarebbe stata anche molto utile, però ha aiutato nella progettazione degli aerei che poi sono diventati la spina dorsale, insomma, della nostra aviazione strategica. E con questo, insomma, non era una bella donna, però era una che, insomma, era una tosta, ecco. E ci sembrava giusto tributarle questo piccolo onore. Per quel poco che si sa, però. Esatto. Perché dalla famiglia si è potuti risalire a pochi documenti, le poche foto che ci sono le abbiamo praticamente esposte tutte, e purtroppo non si sa altro della sua storia. Si sa che in periodo bellico, però, visto che non poteva volare, comunque aiutò nelle officine Caproni sia a migliorare alcune cose, alcuni pezzi di aereo, sia a montare, perché pare fosse un abile meccanico, e quindi in un modo o nell'altro anche lei diede la sua, insomma, il
suo aiuto, il suo contributo alla guerra, anche se non in prima persona. E poi la Tortona, sì. Ci lavoreremo anche qui. Finiamo sempre dicendo: promettiamo che l'anno prossimo faremo. Ma perché queste cose sono, non sono mai definitive, perché si scopre sempre di volta in volta un dettaglio in più che può ribaltare la situazione o confermarla. È sempre, soprattutto in ambito militare, è sempre così. Posso fare una domanda? Molto volentieri. Viaggiavano senza contatti telefonici o in qualche modo col personale di Cerno? Allora, l'unica cosa che so per certo, perché l'ho vista in una fotografia, era la bandiera lampo, è presente? Quella era un mezzo di segnalazione del genio, antichissimo, perché la bandiera lampo penso l'abbiano inventata gli Assiri. Non era altro che un foglio di tessuto rosso con dietro un foglio di tessuto bianco, tagliato a pezzettini, montato su dei listelli che, se mosso velocemente, cambiava colore subito dal bianco al rosso, e tot volte si aveva tipo un codice Morse, anche se non è un codice Morse, e si poteva comunicare dall'alto verso il basso. Poi si è evoluta la faccenda, ma qua è lui l'esperto. Io parlo del 1911-12. Allora, quando affonda il Titanic, 1912, il Titanic aveva a bordo, ed era una roba modernissima, il telegrafo. No? Cioè aveva un sistema di radiotelegrafo che permetteva di comunicare a distanza, ed era una cosa molto molto innovativa. Tre anni dopo, l'Italia entra in guerra, 1912-1915. Tendenzialmente a bordo degli aerei non c'erano sistemi di comunicazione, ma a parte che, guardate, i nostri aerei ancora nella seconda guerra mondiale non tutti erano dotati di radio, quindi questo tanto per a scasso di equivoci. Quindi si volava tendenzialmente privi di collegamento a terra. I collegamenti erano fatti con quel sistema lì. Quel sistema lì funzionava però con aerei un po' più grandi, quelli che avevano almeno due uomini a bordo, quindi c'era... Sì, perché era un po' complicato... Ecco, una cosa molto interessante è che sia lo Spalk che il Blériot erano aerei molto stabili, quindi permettevano al pilota anche di lasciare per pochi secondi i comandi senza avere degli inviluppi, cosa che invece l'aereo più famoso inglese, che era il Camel, Sopwith Camel, non era così stabile, quindi i piloti inglesi dotati di quell'aereo lì avevano un sistema di comunicazione diverso. Per capirsi, in volo di formazione, quindi per comunicarsi gli ordini, c'erano o i segni con una mano, oppure, ed è un sistema che viene usato ancora oggi, si battevano le ali. Quindi si usava una particolare conformazione dell'assetto dell'aereo in maniera tale da capire, da far capire che si doveva iniziare un attacco, si doveva virare in difesa, si doveva andare all'attacco. Questo sistema poi si è evoluto, ma tendenzialmente ancora oggi si utilizza quando si vola in silenzio radio, perché non è mica vero quello che si dice, che i piloti parlano sempre. Quando si vola in missione, si vola in silenzio radio, i piloti se sono in due a bordo dell'aereo sono collegati con la radio interna, cioè un interfono, ma non comunicano con l'esterno, per ragioni naturalmente strategiche, perché la radio può essere intercettata, magari criptata ma intercettata. Quindi si volava un po' a vista, ed è più o meno quello il sistema delle regole del volo a vista, senza possibilità di comunicare, e con la torre si comunicava a forza di bandierine. Quindi quando ci si approssimava al campo di aviazione amico, per rientrare, serviva intanto una manica a vento, una bandiera che indicasse il vento, cioè la direzione del vento, per capire se l'atterraggio poteva essere adeguato oppure no, e questa era una prima cosa. Oppure se c'era, attacco in corso, veniva essata una bandiera per far capire ai nostri piloti che di non avvicinarsi, perché in quel momento il campo di volo non poteva essere utilmente aperto, quindi non si poteva atterrare.
sulle comunicazioni fondamentalmente si andava un po' così, ecco, questo è il sistema. Che quota massima potevano arrivare? Ah, anche questo è estremamente interessante, perché intanto per incominciare non è tanto una questione di struttura dell'aereo quanto una questione di struttura del pilota, perché sopra una certa quota l'ossigeno non c'è e quindi non erano ancora stati inventati. L'aeronautica tedesca aveva utilizzato, aveva sperimentato i primi sistemi di ossigeno, non erano molto efficienti, come immagino tutti sappiate, tanto più si va su di quota, tanto più l'ossigeno, tanto meno ossigeno c'è, quindi tanto più l'ossigeno diminuisce, e diminuiscono quindi proporzionalmente le facoltà intellettive della persona. La cosiddetta ipossia, cioè la carenza di ossigeno, crea sulle prime una certa euforia, una sensazione di euforia, no? una forte ubriacatura. Subito dopo cominciano a calare le capacità di coordinamento e dopodiché le capacità di giudizio. Se il pilota prosegue, questo è un problema che hanno anche gli alpinisti, quella sensazione di euforia, no? Che è il cosiddetto mal di montagna, quella sensazione di euforia, di forza, che sembra di essere un po' intontiti, no? quella sensazione che si ha magari quando si prende la funivia. Ecco. La quota quindi era limitata dalla capacità del pilota di resistere all'ipossia, quindi fisicamente di resistere. Gli aerei avevano una tangenza operativa dai 1000 circa, lo vuole in metri o in piedi? Glielo dico in metri. Cioè, faccio fare i conti, aspetta, dai 1000 ai 3000 metri, dai, più o meno questo qui. Anche per questione di temperatura, perché. Cioè, ah sì, sì, gli aerei erano praticamente così. Guardate, adesso scusate, faccio molto prima che andare a ritroso. Allora, questo è un aereo, diciamo, di tecnologia avanzata nella prima guerra mondiale, questo qui è un aereo del 16, questo è un aereo tecnologicamente avanzato per il 1916. Anche per il meccanismo di sparo. Sì, sì. Perché un problema a cui hanno dovuto ovviare, molto serio, è stato dove mettiamo la mitragliatrice, perché c'è l'elica davanti. E quindi hanno dovuto inventare un sistema di sincronizzazione tra il giro dei motori e il meccanismo di sparo della mitragliatrice. Praticamente la mitragliatrice sparava tra un giro e l'altro dell'elica, ma in base anche alla velocità, quindi se tu andavi a una certa velocità la mitragliatrice andava a una certa velocità e viceversa. E poi insomma c'erano vari parametri, perché alcuni aerei avevano il cosiddetto passo costante, altri avevano il passo variabile. Non voglio annoiarvi su robe tecniche, però praticamente tanto più girava l'elica, no? E aveva la capacità di girare a una certa velocità o una velocità superiore. Le eliche erano tutte in legno, di conseguenza spararsi sull'elica significava andare giù, anche perché sì, cioè andare giù, finire la propria attività di volo per quel giorno o per sempre. Ecco. Un'ultima, mi scusi, poi prego, prego. Più. L'ultima domanda che mi interessa è che velocità massima andavano queste specie di biciclette? In piano? In piano, cioè in volo livellato, ecco. In volo livellato facevano sui 280, 290, non è che fossero venti. Sì, più o meno, poi ci dovevano arrivare a quella velocità lì, e anche lì tanto più si va in quota, tanto meglio sviluppa la velocità. Però c'è il problema che tanto più vai su, tanto meno il pilota tiene, quindi poi dipende anche. Mi va a cercare delle robe tecniche, poi vi devo annoiare sulle robe tecniche. Se le cercate lei, non datemi la colpa. No, in base anche alla conformazione di come era fatta l'elica. Vi spiego molto rapidamente. Allora, vedete la forma dell'elica? L'elica erano tirate a mano, no? Venivano prodotte a mano da falegname. In funzione di come le pale sono inclinate, come sono state tornite, direi, inclinate, si sviluppa una certa velocità. Cioè, tanto meno l'elica è messa, questo qui frontalmente è la direzione del volo, tanto più l'elica è messa così e tanto più l'aereo va piano, tanto più tende ad essere, diciamo così, parallela alla direzione del volo, tanto più l'elica sviluppa una velocità differente. Però è un po' come la macchina.
le marce dell'automobile, marce basse, giri alti, tanta ripresa, poca velocità. L'elica è messa in questo modo, no, è prodotta in questo modo. Ho bisogno di sviluppare tanta velocità, ricognizione per esempio. Faccio quota, quindi prendo velocità quando sono a casa mia, velocemente arrivo sopra il nemico, giro e poi torno a casa, sempre rapidamente. Allora l'elica deve essere prodotta. E vengono cambiate le eliche, proprio venivano smontate, venivano montate. Questo problema viene poi ovviato con la tecnologia degli anni 20 e 30, con le cosiddette eliche a passo variabile, che permettevano proprio di cambiare l'incidenza dell'elica, e oggi ancora oggi gli aerei a elica sono fatti così. Sono stato fortemente improprio, se c'è qualche tecnico o ingegnere di volo mi può sparare, ma dopo. Però tendenzialmente per far comprendere che non c'era, cioè gli aerei da caccia avevano bisogno di avere tanta ripresa, quindi non erano velocissimi. Però dovevano riprendersi velocemente dalle virate, dalle carrate, dalle manovre, quindi dovevano sviluppare la velocità, magari non massima, ma la dovevano sviluppare in pochissimo tempo e non dovevano perderla. E quindi avevano quest'elica molto, diciamo, quasi schermo, no? Quasi proprio perpendicolare al volo. Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma non farmi capire. Torno, se posso, sul terreno storico. Vai, che allora parli con lui. No, allora, intanto grazie, ma il ringraziamento va soprattutto a te, perché mi hai chiarito una cosa che credo di aver studiato, detto, ma non... La prima guerra mondiale è stata, come tu hai detto, una guerra spaventosa, allucinante per gli uomini, per i soldati, no? Si sono trovati sprofondati nelle trincee, sacrificati, inattati, senza protezione, in cui la vita e la morte erano affidate alla luce. Una guerra in cui, come dice un generale francese, pianificando quantità di uomini in attacco, gli uomini non contano, contano i materiali, le materiali. Ecco, tu mi hai fatto capire che l'aviazione diventa la riserva o la possibilità dell'eroismo, no? Anche l'idea del duello aereo, che urlavano gli antichi cavalieri, ecco lì uno, in effetti quando saliva su un aereo, forse ci pensava che poteva anche non tornare, no? Perché lo abbattevano per un incidente, eccetera. Però poteva anche confidare nel suo coraggio, nelle sue capacità, nelle sue capacità. La domanda, poi mi dici se condividi la considerazione, la domanda invece è questa. Vabbè, qui io non ne so molto di aviazione, ma dalla prospettiva, dall'apertura di Tortona... Aspetti, non si sente, non arriva l'audio. Aspetti. No, ma lo ripeti se mai. Facciamo diretta. Ciao. Non puoi fare una domanda, ci fa. Da. Preso, è acceso. Dalla prospettiva di Tortona. Dalla prospettiva di Tortona, e voi lo avete detto, risulta che l'aviazione italiana nella prima guerra mondiale raggiunge dei livelli di eccellenza, non solo l'eroismo individuale, ma anche eccellenza tecnica, una capacità di essere all'avanguardia. La prima ricognizione notturna, il primo bombardamento notturno, il volo su Vienna, queste cose. Poi il fascismo punta abbastanza, no, sul primato della nostra aviazione, Savoia Marchetti, Balbo che va a imparare in Argentina, trasportata con una flotta dell'Atlantico. Poi, nella seconda guerra mondiale, la nostra aviazione
non so se è un difetto mio grave, perché sai che storia, non sapete che storia l'ho insegnata, ma la nostra aviazione non spicca, resta in secondo piano. La grande battaglia è la battaglia d'Inghilterra, l'aviazione statunitense. Cosa succede? Il fatto è che, poi lascio la parola a lui che è più, sicuramente più esperto di me in questo ambito, io posso solo dire che avevamo dei grandissimi piloti, avevamo anche lì una delle più grandi eccellenze nella costruzione di aerei al mondo che è stata ignorata. Avevamo i mezzi che sono rimasti negli hangar, abbiamo preferito utilizzare robaccia vecchia, e lì sono tutti errori militari estremamente importanti e gravi che sono stati fatti, perché le potenzialità c'erano, assolutamente, perché c'erano gli uomini e c'erano i mezzi. Non li hanno usati, né uno né gli altri, però abbiamo avuto comunque dei grandi piloti e lui adesso può... Tanto inizierei a risponderti nel dire che ti ricordo che è un po' colpa tua se mi intendo di cose aeronautiche, di cose storiche, perché è stato il mio insegnante alle superiori di storia, quindi poi è colpa sua, quindi iniziamo così, ecco, lo scenario è questo. Dunque, dal punto di vista tecnologico l'Italia è stata al passo con i tempi fino a circa il 34-35 eravamo al passo. Dato che questo non c'entra con la mostra, però rientra un po' nel filone dell'eccellenza aviatoria italiana. L'Italia ha combattuto per tutta la fine degli anni 20 e inizi degli anni 30 nella cosiddetta Coppa Schneider, che è una cosa che a volte ci dimentichiamo, ma la Coppa Schneider era una competizione aviatoria di velocità su tracciato per idrovolanti. Noi abbiamo avuto, e attualmente l'Italia è detentrice del record di velocità di punta per idrovolanti. Avete presente quegli aerei rossi molto affusolati, particolarmente belli, che sembrano dei proiettili, sono rossi, molto particolari? Bene, quelli erano gli aerei che hanno partecipato alla Coppa Schneider. La Coppa Schneider era un trofeo internazionale che metteva di fronte le grandi potenze economiche, militari, egemoni, diciamo così, che si confrontavano su un terreno, veniva stabilito di anno in anno, un tracciato, in genere era un lago, nel quale venivano stabiliti con dei palloni frenati, venivano fatto un percorso, e su questo percorso gli aerei si rincorrevano e vinceva proprio una gara, come una gara di Formula 1. Tra l'altro non si è ben capito se con la Coppa Schneider o con i primordi della Formula 1 è stata creata la colorazione nazionale. Voi sapete, se vi dico British Racing Green, no? Il verde corsa inglese, quello che è attualmente sulle auto, no? Le automobili sono pitturate di verde, bene. Le frecce d'argento, per antonomasia, sono le automobili tedesche. Il rosso Ferrari, bene. Il blu Bugatti, no? Ecco, nasce tutto in quegli anni lì, quando occorreva identificare bene il colore della nazionalità dell'aereo, dell'automobile che stava correndo, perché essendo molto veloci non c'erano tecnologie di ripresa moderne, di conseguenza lo vedevi a colpo d'occhio. Quindi questa è una cosa che quando lo dico mi guardano tutti e dicono: ma va, è così. Probabilmente nasce quella Coppa Schneider nel 21-22, insomma, e trofeo Schneider. L'Italia era sempre, ha combattuto proprio fino proprio all'ultima edizione con questo ambito, ed era tra le prime assolutamente. La tecnologia aviatoria italiana fino alla metà, poco prima della metà degli anni 30, era di gran lunga tra le più avanzate nel mondo. Avevamo degli ottimi piloti straordinari, avevamo degli ingegneri notevoli. Sono stati fatti anche esperimenti, probabilmente il prototipo del primo aereo a reazione è italiano, probabilmente, almeno così riporta la dottrina e ai linea di Valle, il Museo dell'Aeronautica Militare, io ho visto questo il Campini Caproni, che è questo prototipo di aereo a reazione. Cosa succede? Succede che tra la fine degli anni 30 e l'inizio della guerra, quindi tra diciamo il 36 e il 41, la tecnologia ha un balzo vero e proprio,
proprio un balzo, non soltanto un'evoluzione, ma un balzo tale che dal punto di vista sia della potenza economica, sia della potenza, come dire, ingegneristica, il nostro paese non è stato in grado di seguire, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta un po' perché eravamo in embargo, un po' perché fondamentalmente avevamo grandi capacità ma poche capacità industriali, non eravamo un paese fortemente industrializzato come invece era la Germania, non avevamo la potenza economica degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti hanno cominciato a produrre macchine straordinarie tra il 43 e il 45, ma andate un po' a raccontare ai piloti che nel 43 andavano a bombardare la Germania, la missione mitica su Schweinfurt, cuscinetti a sfera per la produzione degli aerei Focke Wulf. Bene, i piloti delle varie formazioni, insomma, degli storici del bombardamento, si orientavano nella navigazione guardando i roghi degli aerei precipitati a terra. Quindi c'è, cioè, la caccia tedesca gli aveva dato una lezione agli americani che infatti poi hanno sospeso per un mese i bombardamenti perché non sapevano bene come riorganizzarsi, tanta era la potenza dei cieli tedesca. Quindi io imputerei, ma è soltanto una mia considerazione che è stimolata dalla domanda, dovremmo farci un po' di studi sopra, però io sicuramente la imputerei a una incapacità strutturale del sistema Italia di star dietro al balzo che c'è stato in quei 5 anni. Perché noi siamo andati in guerra con della roba della metà degli anni 30. Poi la tecnologia che abbiamo impiegato e che è stata utilizzata, diciamo nel 44-45, quando l'Italia ormai era una cosina grossa così, era tecnologia probabilmente aiutata dai tedeschi, perché i nostri aerei, i nostri aerei migliori, il Beltron, il Folgore, insomma il 205, il Mach 205, i Reggiane, che erano ottimi aerei, beh, insomma, sono stati prodotti in numeri piccolissimi. Poi avendo uno o due stabilimenti, quando c'è stato un bombardamento delle officine reggiane a Reggio Emilia, beh, uno era lo stabilimento, è stato colpito il centro di progettazione. Facevano un paragone recentemente fra il Veltro e lo Spitfire, per quanto sia famoso lo Spitfire, il Veltro andava poi, cioè, quasi 100 km più veloce. Però aveva un motore tedesco, aveva un motore Daimler-Benz, quindi io lo imputerei a quello. Nella prima guerra mondiale noi ci eravamo specializzati, l'Italia si era specializzata più sugli aerei, diciamo, quelli strategici, sul bombardamento, e quindi avevamo degli ottimi aerei da bombardamento, i Caproni, i caccia erano in gran parte importati, ce li avevano dati gli alleati ed erano ottime macchine. Però erano forti dell'esperienza francese, ecco, del fronte francese, dei fronti francesi. Io mi fermerei qui perché ci eravamo dati come tempi del 16:30, quindi fermo. Bene. Se c'è qualche altra domanda, naturalmente. Avrei qualcosa molto da dire, ma mi limiterò solo per il microfono. Perché no, poi da dietro. Non serve. Innanzitutto mi sembra doveroso esprimo la mia grande ammirazione per questi due ragazzi, Andrea e Matteo, che stanno facendo una cosa che fa onore a loro e al territorio. Questo mi sembra doveroso fare. E faccio io un applauso. Poi, non lo voglio. Faccio io un applauso per una volta. Poi, venendo agli argomenti in discussione, non appunto per essere brevissimo, direi ad Andrea e Matteo che mi sembra che il fatto che von Richthofen sia stato giustamente celebrato come un supereroe. Voi sapete che i piloti incidevano con delle tacche sulla carlinga gli aerei abbattuti. E Richthofen aveva tutti, credo, 80, credo. Non so, se sbaglio. Sì, comunque, c'erano anche quelli incendiati a terra, certo. C'erano anche quelli incendiati a terra, sì. E questo faceva di lui come Ronaldo a giocare a pallone. Cioè, certo. Segnava tanti gol, insomma, per questo anche che veniva. Credo una ragione sia questa. E poi vorrei aggiungere anche una cosa che ha accennato il professore, che non so perché è passata nel dimenticatoio, forse è legata anche al periodo fascista, e concludo. L'impero di Balbo nel Nord America, come 24-22, non so quando è andato, è stata una cosa molto, molto. Anche gli americani sono stati stupiti. E stupire gli americani non è una cosa tanto semplice, no?
credo che sia stata una grande impresa aviatoria. Si può dire, si potrebbe scrivere in enciclopedia su Balbo, la macchia è che era uno dei fedelissimi del Duce, forse ma dal punto di vista dell'aviatorio storicamente viene dimenticata questa cosa, che è notevolissima secondo me. Io non ho le conoscenze esattamente di Andrea, anzi non sono proprio profanissimo, però queste cose le so e mi sembra che sia un'impresa di grande rilievo, soprattutto ha avuto un rilievo mondiale, cioè nel senso che tutti quanti sono rimasti grandi. E quindi ho chiuso, basta. Ma tant'è che poi ebbe altro successo, ne ho fatti live su Tokyo, Brasile, sì, New York, quindi è trasformato Atlantica. Non dimentichiamoci che 5 anni prima era stato effettuato il primo volo di collegamento tra gli Stati Uniti e il continente europeo. Cioè anche questo si ricollega un po' al discorso del balzo tecnologico. Quegli anni tra 25 e 40 sono stati anni straordinari, di progresso eccezionale. Probabilmente sono un po' paragonabile agli anni 2000-2018, cioè tra il 2000 e oggi c'è stato un balzo tecnologico straordinario, molto più rispetto a 1980-2000. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento, poi lascio all'esame della figura di Italo Balbo Matteo. Quell'impresa è stata un'impresa sensazionale, ma che, diciamo così, era un po' la coda, serviva a un'impresa del genere per far vedere che il regime poteva stare tranquillamente seduto al tavolo delle grandi potenze. Come ci poteva stare? Ci poteva stare con la prodezza dei loro piloti, dei suoi piloti, Balbo, eccetera. La capacità di volare in formazione, perché teniamoci, non è volare, è volare in formazione, arrivarci. Ma persi due. Sì, ma cioè, cose strepitose. E anche la capacità di costruire gli aerei. Bene, quindi serviva a quello a livello propagandistico ed era un po' la coda delle cose che ci siamo detti prima. Il mito del volo, tra l'altro in Italia, che è stato terreno fertile del futurismo, ecco, la coda, diciamo così, volatoria, passatemi il termine micidiale e terribile, ma futurista, sì, quella dell'aeropittura. Cioè l'aeropittura, non ho portato... cioè l'aeropittura era una corrente pittorica che si sviluppa in Italia tra il 25 e tutti gli anni 40, fortemente voluta da Mussolini. Ma a livello propagandistico, cioè stimolare la creatività, diciamo così, anche pittorica del volo, enfatizzare il volo anche nella pittura, nella cultura popolare, perché poi quelli erano quadri che andavano non nelle mostre, non nei musei, ma erano quadri che andavano sulla Domenica del Corriere, sugli autocalchi, venivano utilizzati per le pubblicità della Campari, venivano pubblicizzati per pubblicizzare la Pirelli, per pubblicizzare cose di grande consumo, erano pop, e qui ripeto, fortemente orgoglioso di questo termine, erano icone pop. Bene, sono state viste dalla propaganda, da Mussolini, o comunque dall'entourage propagandistico di Mussolini, come un elemento straordinario per rafforzare il regime. Io la vedo così, poi chiaramente ve l'ho detto in 30 secondi, quindi non vorrei buttare lì una roba mondiale, però io la vedrei in questo modo, ecco. No, ma io non ho nient'altro da aggiungere, concordo in pieno su tutto, e è proprio vero, cioè, e soprattutto il fatto di... Lasciami una battuta. Mi risulta che Balbo, che era anche però uno dei pochi che ogni tanto contraddiceva Mussolini, fosse consapevole che noi non avevamo gli strumenti, la forza industriale, i mezzi per entrare in guerra, e glielo disse, non si arriva. Se rispose a una cosa servita forse, fare il suo voletto. No, un attimo, ecco la ripresa eccezionale di Italo Balbo, vorrei solo sapere su che aerei ha fatto questo trasvolato. No, glielo dico questo subito. Guardi, erano... aspetti, glielo dico subito, perché devo fare una ricerca rapidissima. Erano Savoy Marchetti, non mi ricordo il modello. 55, ecco, non volevo dire la sparata 59, ma 55.
Pensate anche c'è le cabine dentro per dormire, a tutto quello che è stato il seguito, perché uno pensa, no? L'impresa del genere negli anni 30 cioè, era vista un po' come l'Italia con i vinci mondiali, quindi sono stati fatti gadget di qualsiasi tipo, medaglie, foulard, fazzoletti, quadri, stampe che si mettevano in casa, quindi magari anche qualcuno di voi a casa ha una stampa della trasvolata atlantica, no? Ma so, magari, adesso è magari, però è vero, cioè, ha avuto un impatto proprio nella cultura semplice, perché era diventato una cosa talmente grande che poteva essere vista e apprezzata da tutti. E era un'impresa veramente importantissima. Beh, poi al caso della guerra mondiale, le imprese italiane lasciamo stare, perché erano imprese. Esatto, gli italiani sono quelli delle imprese. Perché arrivare passo dopo passo a un obiettivo serio, magari a una vittoria, è difficile, a parte la prima guerra mondiale. Ma nella seconda guerra mondiale c'è cioè, una cosa che pochi sanno, penso. Un sommergibile italiano nell'Hudson che si lui andava a New York, lo sapevate? Gli americani si sono trovati un nostro sommergibile nell'Hudson e a un certo punto ho detto, e adesso? Cosa facciamo? E ma se ce n'è di storie del genere, se ne sarebbe da raccontare, magari faremo un incontro sulle stranezze militari italiani. Io vorrei rubare ancora un secondo alla professoressa dandole un suggerimento di lettura piacevolissima che ho scoperto recentemente, di Bill Bryson, L'estate in cui accadde tutto. Bill Bryson è un autore molto, molto simpatico, no? Ecco, se qualcuno ha modo di leggersi questo bellissimo libro, L'estate in cui accadde tutto, sono episodi di vita del 1927, ruota tutto attorno alla trasvolata di Lindbergh, però leggetelo perché, ve lo do come suggerimento, è un libro molto molto simpatico, frizzante, sono 300 pagine che si leggono d'un fiato perché è scritto anche molto bene. Di Bill Bryson, L'estate in cui accadde tutto. Bill Bryson, B-R-Y-S-O-N, Bryson, L'estate in cui accadde tutto. Se c'è qualcuno che vuole andare a vedere la mostra, ci troviamo di sopra? O ci troviamo là in biblioteca direttamente? Ok, alle 17 in biblioteca. Va bene. Grazie a voi.